amici e bentornati al Gormiti Show! Tony, ma cosa sta succedendo? Ho capito! Ci stiamo avvicinando a un territorio inesplorato! Guarda! È energia alfa, ma è impossibile! Tony, ma io voglio sapere di più riguardo questa energia alfa! Allora, ok, la cosa che posso dirti è che l'energia alfa dominerà anche il Gormiti Show e quello che accadrà sarà davvero imprevedibile. Sarà imprevedibile? Ma io non posso aspettare, voglio sapere di più! No, e lasciami che mi devo concentrare, eh? Aspetta. Com'era? Era così? E qua, così. Johnny, ma adesso fai anche le magie! Grazie all'energia alfa, Giada, hai visto che bravo che sono diventato? Sì. Guarda un po' cosa ho fatto apparire. L'edizione speciale del Panini Magazine! Esatto, così vi facciamo compagnia durante tutta l'estate! Guardate e un po'... guardate un po' anche cosa c'è dentro. Esatto. La bellissima borraccia dei Gormiti. Eh sì, guardate qua, bambini, non dovete assolutamente perdervi questo meraviglioso magazine. Ma guardiamo dentro cosa troviamo. Beh, ci sono tantissimi giochi da colorare. Soprattutto anche sotto l'ombrellone, vi mettete lì con le matite, con i pennarelli, che poi fa tanto caldo. È vero. Ci si sta un po' sotto l'ombrellone, al fresco e si disegna. Ci sono anche tantissimi laboratori. Laboratori gormitici, labirinti gormiti. No, bellissimo! Questo è bellissimo, non diciamolo. Dovete scoprirlo, ok. Ma a proposito di Panini Magazine, Giada, abbiamo lasciato in sospeso la scorsa volta un fumetto. È vero, il fumetto del numero 10. Dovevamo finirlo di leggere. Bellissima idea. Dai, leggiamolo, sì. Siete spacciati, guardiani. Ora non potrete evitare il mio prossimo attacco. Saranno anche diventati più forti. Ma noi siamo ancora più furbi. Non essendo a contatto con il terreno, Aaron ha evitato l'attacco di Gred ed è libero di agire. Gormiti, potenza degli elementi, furia del vento, combatti Zephyr! Amico mio, a volte bisogna saper alzare un bel polverone. Ho afferrato! Al volo! Correndo a incredibile velocità, Zephyr crea una sorta di turbine che, alzando la polvere di roccia sparsa sul terreno, di fatto nasconde i guardiani. Coperti dalla polvere, i quattro coraggiosi gormiani e la custode giocano un brutto tiro al loro nemico. Ora è il tuo turno, Trek! So già cosa fare. Gormiti, potenza degli elementi, forza della roccia, combatti Irok! Scava un passaggio verso quello sperone. Vi siete liberati? Beh, poco importa. Credete che sia sufficiente mettere la testa sotto la sabbia per evitare il mio attacco? Concentrando la sua forza in una sfera di ombra e frantumandola con violenza grazie ai suoi scudi, Gred scatena un'onda di energia malefica che colpisce e devasta il terreno sotto lo sperone di roccia. Nascondervi sottoterra non vi servirà. Mega onda oscura! Come va là sotto, Pivelli? Perché colpisci il terreno, Gred? Non sarà che l'energia mecha ti ha dato alla testa? Tempesta di vento! Trek, Ico, Riff e Oki in realtà erano ancora bloccati dalla trappola oscura di Gred e hanno solo finto di essere liberati. Diamoci da fare! Ora tocca a noi! Finalmente! Gormiti, potenza degli elementi! Energia del fuoco, combatti Saburo! Potere del ghiaccio, combatti Achilos! Forza della roccia, combatti Thorak! Oh cavolo! Cosa vi avevo detto? Già, la forza da sola non basta! E non si sa come utilizzarla. E non si hanno degli amici un po' imprevedibili. Sempre pronti a guardarti le spalle. Certo che Gred perde sempre se lo merita. A me questa storia è piaciuta tantissimo. Anche a me tantissimo. E Giada, voglio giocare un po', voglio sfidarti con le collezionabili, perché l'altra volta io ho perso. E vedrai che rivinco anche questa volta. No, questa volta io ho l'energia alfa. Aspetta, era... Faccio io. Prego Giada, vai, iniziamo questa sfida. Ma questi sono i nuovi collezionabili? È la nuova wave, quindi bambini mandateci le foto dei vostri nuovi personaggi a gormitishow.gormiti.com. Non vediamo l'ora di vederli. Poi li pubblichiamo. Comunque, allora, scelgo io per prima. Vai. Scelgo questa. Io sono indeciso, userò la mia energia... Energia alfa! Gianni, stai un pochino esagerando con le magie, però ne fai troppe. Ok, va bene, vediamo se funziona. Vediamo. Speriamo. Allora.
Ti hai trovato? Non mi piace questo Sì, mi piace a me questo Allora, sarò sincero, Giada. Questo popolo a me non piace molto, non mi piace molto. Perché è un po' cattivo. Però mi piace il numero che ha sulla card. Adesso ti svelerò chi ho trovato. Che hai trovato? Ah no, prima chi hai trovato? Omega Lord Voidus! Io ho trovato Piron. Cucciolo, cucciolino lui, vieni qui. Non è un cucciolo, è un leone. È un micetto. È un leone. Fa male. Ruggisce il leone, è cattivo. Ok, leone. va bene. È forte il leone. Va bene, vediamo quanto è forte il tuo leone, Giada. Allora, nella card io ho trovato il numero 6. Io ho trovato il numero 9! Guarda, che bello. Non vedo l'ora di dirti il numero che ho sotto il piede. Tu? Io ho il numero 4. 9 più 4, 13. E io... Non c'è. Giada, non farmi usare l'energia alfa. Non c'è, guarda, vedi? Non c'è. L'altra zampa? Non c'è. Quell'altra ne ha 4. Sentiamo. Il numero 4. Sì! Hai vinto! Sì! È meglio che andiamo avanti. Sì! Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica! Allora, Johnny, oggi mostriamo due foto che ci hanno inviato. Che belle, vai! La prima è di Enea. Sì. E ci ha scritto: ciao Johnny e Giada, vi seguo sempre. Ho portato qualche gormita in montagna con me. Ma così ti fa compagnia. I miei preferiti sono Lord Helios e Orion. Un saluto, Enea. Ciao, Enea. Grazie. Ciao. Mi metto nella tua posa e secondo me non lo sai, ma stai facendo l'energia alfa. Sì, bisogna dirle certe cose. Andiamo nella prossima foto. Voglio annunciarlo io. Per un motivo. Ho capito perché. Perché si chiama Johnny. Scritto tra l'altro come me. Senza H. Esatto, senza H, Johnny. Però non hai il cappellino all'indietro. Però sei un piccolo Johnny. Dai, leggiamo. Gianni ci ha scritto: io e mio fratello Victor amiamo tantissimo i gormiti. In questo periodo che siamo dovuti stare in casa, ho creato tutti i gormiti, disegnati e colorati da me. Ci tenevo tanto a farvi vedere questa mia creazione. Grazie mille, siete molto simpatici. Grazie. E vi seguiamo sempre. Grazie. Spero un giorno di vedervi dal vivo. Grazie. Speriamo davvero di vederci. Grazie. Sono stupende le tue creazioni. Sei davvero molto molto creativo. Che belle. Dopo le guardo meglio proprio una per uno. Grazie per averci mandato le foto. I bambini, continuate a mandarci tutte le vostre foto, disegni. Sì, perché noi le mostriamo. Inviatele a gormitishow.gormiti.com. Giada, è arrivato il momento di salutare i nostri amici e dare appuntamento alla prossima puntata. Sì, che sarà il 21 agosto. Eh sì, perché noi ci prendiamo un pochino di vacanze. Io vado al mare. Andiamo anche noi in vacanza. Pure io dal mare. Magari ci incontriamo. Continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. E mettete tantissimi like e condividete. Mi raccomando, un saluto da Johnny e Giada. Ciao!